Siamo reduci da una settimana positiva sui mercati e molti investitori si chiedono come mai ci siano stati questi rialzi, che comunque le notizie non è che siano cambiate di tanto. Vediamo il perché e facciamo tutto il ragionamento che sta dietro questi rialzi nel video di oggi. Inoltre, cosa vediamo anche? Vediamo che l'euro-dollaro è arrivato praticamente a parità, quindi un euro vale un dollaro. Questa è una cosa molto molto grave per consumatori e imprenditori europei e vediamo il perché sempre in questo video. Inoltre andremo anche a fare le analisi per la settimana prossima, quindi ci mettiamo a grafico e come al solito facciamo qualche bella analisi tecnica. Prima di vedere tutto questo, però, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e lasciare un bel like di supporto al video se contenuti del genere vi piacciono. Inoltre, chi fosse interessato a creare una seconda entrata grazie al trading online, qua sotto in descrizione c'è il mio sito internet dove potete prenotare lezioni private direttamente con me e insieme impariamo questo metodo per creare una seconda entrata grazie al trading. I mercati hanno recuperato bene questa settimana. E molti investitori si stanno chiedendo come mai, perché il Nasdaq comunque ha fatto un bel più 4% e l'S&P ha fatto un più 2% e comunque il DAX, dopo una discesa importante, ha disegnato un doppio minimo ed è ripartito verso l'alto. E uno si chiede: ma ascolta, ma sti rialzi, qua le notizie sono tutte brutte e i mercati salgono, come mai? Inoltre, anche da un punto di vista tecnico, tutti questi indici hanno mostrato per la prima volta minimi crescenti. E quindi un investitore inizia a farsi delle domande. Ora vi dico la mia personale opinione. È che in questo periodo, oltre a un rialzo dei mercati finanziari, abbiamo notato un importante ribasso del prezzo delle materie prime. In particolare il petrolio da 125 dollari al barile è calato a 104 dollari al barile e il prezzo del gas naturale si è ridotto di oltre un 40%. Insomma, questo ribasso delle materie prime, che non è solo nella componente energetica, ma si può spaziare a tutte le altre materie prime, comprese cotone, zucchero, caffè, cacao, cosa porta? Porta a un potenziale ribasso importante dell'inflazione. E quindi, a mio parere, gli investitori cosa vedono? Vedono che le materie prime iniziano a calare di prezzo. Allora, se le materie, dato che i mercati guardano avanti, dicono le materie prime stanno calando di prezzo. Bene. Allora, se queste calano di prezzo, vuol dire che noi consumatori le pagheremo meno. E se noi consumatori le paghiamo meno, vuol dire che cala pian piano l'inflazione. Attenzione, se cala l'inflazione, cioè l'inflazione che la componente energy, possiamo dire così, ma tutta la componente materie prime era importante, se l'inflazione, se queste costano meno, allora l'inflazione cala. Ma se l'inflazione cala, cosa succede? Succede che le manovre di politica economica restrittiva della banca centrale potranno essere ridotte, cioè al posto che alzare i tassi a fine anno fino al 3,75%, quindi 375 punti base, allora si potrebbe pensare magari che Powell dice: beh, ascolta, sai che magari i tassi di interesse al posto che 0,75 a luglio li alzo dello 0,50, perché sai, la componente energy sta calando molto. Magari a fine anno, al posto che alzare di un 3,75, li si alza solo di un 3. Questo è quello che a mio parere sta pensando il mercato, perché si aspetterà dei dati dell'inflazione più bassi, molto più bassi, a causa dell'importante calo che hanno avuto il prezzo delle materie prime. Quindi questo è il motivo ed è la giustificazione che do al rialzo di questi giorni. I dati sulla disoccupazione in America non sono ancora stati molto positivi, questi qui sono dati usciti venerdì, cioè nel senso che il tasso di disoccupazione è ancora basso. E un tasso di disoccupazione basso cosa significa? Significa che ci sono più posti di lavoro rispetto a persone che li stanno cercando. E anche questo chiaramente aumenta il potere di spesa dei consumatori e può aumentare l'inflazione. Però questo dato, che ad alcuni fa paura, è un dato che va molto lento. Cioè, cosa voglio dire? Mentre magari il prezzo dell'energia che cala si riflette immediatamente sull'inflazione e quindi sulle decisioni di politica monetaria, gli effetti delle scelte di politica economica sulla disoccupazione, quindi sul mercato del lavoro, sono molto più lenti. Quindi magari gli effetti reali dell'aumento dei tassi di interesse si potranno vedere nei mesi magari di agosto, settembre, ottobre. E questo chiaramente, essendo un dato lento, non è molto molto attendibile attualmente.
Passando ora al cambio euro-dollaro, voi sapete bene che io ce l'ho con Christine Lagarde perché non ha alzato i tassi prima e ha lasciato decollare l'inflazione. Benissimo, ora abbiamo un problema grosso, perché rischiamo di andare in recessione in Europa ancora con un'inflazione alta. Questo è un bel problema, per la signora Lagarde, che se si fosse mossa prima, ai tempi, sarebbe stata una cosa un po' più furba. Ma lei ha detto aspettiamo, aspettiamo, e cosa succede? Succede che il cambio euro-dollaro inizia a perdere molta forza. Perché? Perché in Europa alziamo i tassi di 150 punti base. Sto parlando entro dicembre, arriveremo a 150 punti base. In America a 350 punti base. Cosa vuol dire? Vuol dire che il dollaro diventa fortissimo, mentre l'euro inizia a fare schifio. Ma se l'euro inizia a fare schifo e un euro vale un dollaro, per noi consumatori, imprenditori, insomma, per chi vive in Europa è un bel problema. Perché? Perché le materie prime sono quotate in dollari. Il petrolio, ci pensate, è 104 dollari al barile, dollari. Però se io ho un euro forte, quando lo vado a comprare, cioè faccio la conversione in dollari e poi me lo vado a comprare, allora lo pago meno. Ma se un euro vale quanto un dollaro? Io lo pago di più, capite? Se un euro vale 1,10 dollari è un conto, ma se un euro vale un dollaro è tutto un altro discorso. E quindi io sono più povero quando vado a comprare le materie prime, dato che sono quotate in dollari americani. In particolare, questa settimana abbiamo perso un 2,3%. Vuol dire che tutto più o meno, perché le materie prime poi dopo sono componenti di ogni cosa che compriamo. In ogni cosa c'è la materia prima. E dato che sono quotate in dollari, abbiamo un bel problema noi consumatori, perché tutto più o meno, adesso chiaramente sono calcoli lasciati un po' lì per quel che valgono, però tutto ci costa un 2% in più questa settimana. Grazie al calo che ha avuto euro-dollaro, perché stiamo arrivando al pareggio. Proprio per questo è un bel problema per noi consumatori e imprenditori. Visto tutte le news della settimana e capito un po' i ragionamenti che stanno dietro i movimenti di mercato che si sono verificati, è il momento ora di passare al grafico per vedere un po' cosa è successo e cosa ci possiamo aspettare da un punto di vista tecnico per le prossime settimane. Eccoci qua. Allora, siamo sul Nasdaq, partiamo da qui, partiamo dal nostro strumento preferito. Allora, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere qua i minimi crescenti, per la prima volta i minimi crescono. Questo è un segnale positivo sul mercato, ci sta dando un po' di ottimismo. Allora, dove potrebbe arrivare il Nasdaq? I livelli interessanti, a mio parere, sono questa zona qui, proprio dove è adesso, in zona 12.100 più o meno, e se viene rotta 12.100, il target va in questa zona qui, intorno ai 12.900. La zona di 12.900 sarà molto importante, quindi potremmo aspettarci questo dal Nasdaq, ok? Circa un movimento del genere, poi qua un po' di lateralità. Se venisse rotta zona 12.900, tornerebbe ottimismo sul mercato. Ma a mio parere, per rompere zona 12.900 serviranno dati positivi per quanto riguarda l'inflazione e per quanto riguarda i tassi di interesse. USA 500 possiamo vedere la stessa identica cosa, come sappiamo sono parenti e vanno nella stessa parte, sempre qua i minimi che salgono e poi dopo la zona di interesse, e questa, l'altra zona di interesse, sarà poi dopo per l'S&P 500, questa zona qui. Vediamo invece adesso il DAX, perché vediamo anche come si è comportato il DAX. Il DAX ha disegnato un perfetto, guardate, doppio minimo, in questa zona qui c'è stato proprio il doppio minimo perfetto, Ora, da qui i prezzi sono ripartiti con una certa forza, vediamo dove arriveranno. Il motivo per cui dico che c'è un po' di ottimismo in questo momento sul mercato è proprio quel calo del prezzo delle materie prime. Possiamo vedere come il petrolio da 123 si è sceso fino a 98 per poi risalire a 104, quindi non si può più parlare di ritracciamento quando ci sono dei movimenti così importanti. Si potrebbe addirittura parlare, in questo caso qui, di inversione, perché qui, attenzione, possiamo notare da un punto di vista tecnico, ve lo faccio notare, ecco qua, questa zona qui. Il doppio massimo, qui la volatilità era tanta, quindi è difficile prendere un livello chiave, però in zona 124 si può notare la presenza di un doppio massimo, che quindi se venisse rotta poi dopo il supporto in area 95, allora veramente sarebbe un'inversione del prezzo del petrolio, che è una cosa molto positiva per i mercati, perché la roba costa meno, come abbiamo detto. Natural gas uguale, discesa importantissima di quel 40% di cui vi parlavo,
Andiamo invece ora a vedere altre materie prime, qua ne ho preparate un po' per oggi per farvi vedere che stanno scendendo. Andiamo a vedere il cotone che è sceso tantissimo di prezzo, possiamo andare a vedere anche il cacao che ha avuto un calo di prezzo importante. Stessa cosa si può vedere con lo zucchero che nelle ultime settimane comunque il prezzo ha iniziato a scendere nonostante i rialzi degli ultimi due giorni. E però una materia prima di cui ci possiamo preoccupare, di cui ci dobbiamo preoccupare, che può dare un brutto segnale al mercato, è il rame, su cui spendo adesso un paio di parole, perché il rame lo usiamo praticamente dappertutto, settore veicoli, settore industriale, per fare caso, usiamo dappertutto il rame, lo mettiamo ovunque, tranne nei vestiti va ovunque. E quindi il rame, cosa succede quando il prezzo del rame cresce? Che potrebbe anticipare una vera contrazione economica importante. Diciamo che è un anticipatore economico, il prezzo del rame che scende tanto potrebbe dare segnali negativi al mercato. Però vi faccio notare che come nelle giornate di giovedì, di mercoledì, giovedì e venerdì, che adesso qua elimino questi disegni se non si capisce niente, di mercoledì, giovedì e venerdì il prezzo sia salito, anche il prezzo del rame ha avuto un buon impulso a rialzo. Due parole su euro-dollaro veloce. Siamo scesi, abbiamo rotto la zona di 1,0350, siamo arrivati perfettamente nell'altra zona che avevamo evidenziato anche nei video precedenti, in zona 1,15. Poi dopo qua il prezzo aveva provato a fare un impulso a ribasso ancora, non c'è riuscito, però insomma è arrivato in zona 1,015, come avevamo visto, quindi vuol dire questo supporto l'avevamo evidenziato molto molto bene. Prossimo target, zona di 1, se scende ancora si va a 1, però questa candela lascia un po' di ottimismo perché è molto volatile e quindi diventa interessante. Parola su BTC, e BTC ci dà la conferma che il mercato sta vedendo un po' di ottimismo, perché come sappiamo BTC è un buon segnale di capire se c'è ottimismo o meno sul mercato. Guardate, BTC sta salendo bene, questa settimana ha disegnato una candela positiva che non si vedeva da un po' su BTC di un 13%, molto molto interessante BTC, perché come sapete quando le cose vanno male BTC è sempre quello che va più giù, quando vanno benino ma poco BTC sta fermo, quando invece c'è ottimismo e c'è veramente un po' di ottimismo sul mercato anche BTC spinge verso l'alto. Bene, queste sono le analisi della settimana. Benissimo, allora queste sono le mie considerazioni su quello che è accaduto, sta accadendo sul mercato e quali sono i motivi che hanno portato gli indici un po' a salire, le conseguenze che ha euro-dollaro su noi consumatori e le cause che hanno portato euro-dollaro ad arrivare lì. Inoltre abbiamo anche visto le analisi tecniche, quello che possiamo aspettarci dai mercati nelle prossime settimane per quanto riguarda i principali strumenti finanziari. Io spero che il contenuto vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se lo è stato, vi invito nuovamente a lasciare un bel like di supporto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate delle mie considerazioni e fatemi sapere le vostre di considerazioni. Io vi ringrazio nuovamente per la visualizzazione e noi ci vediamo nel prossimo video.